Evviva, evviva, Ugo il più simpatico ed allegro re del judo. Questa è la storia del piccolo giovane Ugo, che ha lasciato il paese ancora in tenera età, per diventare un grande campione del judo e riportare giustizia in Tokyo città. Un bravo maestro segue l'allenamento nella palestra, che lo temono già. Sembra beffardo ogni combattimento, ma mette a tappeto poi tutti con abilità. Forza, forza, tu vorrai che il judo diventerai, se tu combatterai senza paura. Forza, forza, Ugo, se con coraggio tu lotterai, il titolo vincerai ad ogni gara. Oggi tu sei piccolo, ma un grande re vedrai, cintura nera Ugo tu sarai. Evviva, evviva, Ugo, il più simpatico ed allegro re del judo. Gianni Brusa. Presente. Luisa Lucci. Presente. Kiko Ogaki. Presente. Ugo Gatto. Presente. Vediamo, e Zippo Duccio. Ehi, ma Zippo è assente anche oggi. Sono già 3 giorni che Zippo non viene a scuola. Deve esserci una ragione seria per queste assenze. Sei ancora più stupido di quel che sembri. La maestra ti ha messo un altro 0, non ti vergogni? Zippo è sempre cattivo con me, ma quando non c'è la sua mancanza si fa sentire. Chissà, forse è a casa malato. Dovrei andarlo a trovare e vedere se ha bisogno di qualcosa. Mi dispiace signora, ma secondo me è una questione di pochi giorni. Pochi giorni di vita? No! Possibile che al giorno d'oggi non c'è un modo per poterlo salvare, dottore? No, non c'è. Sono venuti a parlare fuori casa per non farsi sentire da Zippo. È terribile. E mi dispiace tanto, ma a questo punto non possiamo far altro che aspettare la morte. E lei dice che ha soltanto pochi giorni di vita, vero? Purtroppo è così. Arrivederci. Arrivederla. Non riesco a crederci. Povero Zippo, povero amico, avrà una malattia incurabile da solo pochi giorni di vita. Signora! Sì? Sono venuta a trovare Zippo. Ah, e che sorpresa, Ugo. E Zippo sarà felice di vederti. Entra. Ah, bene, sì. Oh, Ugo, sono contento che tu sia venuto a trovarmi. Niente scuola, come ti invidio. E già, sto male da morire. Preferirei andare a scuola che stare in questo letto. Chissà se quel poveraccio di Zippo lo sa che deve morire. Devo assolutamente cercare di rallegrarlo. Ehi, di la verità, stai facendo per finta. In realtà tu stai benissimo. E che non ti va di andare a scuola, confessalo. E di, lo sai che Kiko è molto preoccupata per te? È preoccupata? E questo significa che Kiko mi vuole bene, allora, eh? Certo che ti vuole bene. Oh, come mai non viene a scuola? Mi sento così sola. Oh, no. Che bello. E poi Kiko ha detto che se non ti vedesse mai più morirebbe di dolore. Che meraviglia, Ugo. Sono commosso. E mi pare impossibile che Kiko abbia detto tutte queste cose di me. Sono pazzo di gioia. Ma come? Allora Zippo vuole veramente bene a Kiko. Anch'io ti voglio molto bene, Kiko, e non posso permettere che Zippo ti allontani da me. Però Zippo ha solo pochi mesi di vita e io non posso essere così egoista da non lasciargli vivere questo amore. Io ti aspetterò fino alla fine dei miei giorni, ricorda.
Quando penso alla mia piccola Luana, dimentico tutto il resto. Ehi, Zippo, sei innamorato davvero di Kiku? Beh, che domande. Certo che sono innamorato di Kiku e anche tu lo sei, no? No, ti sbagli. Io non sono più innamorato di Kiku, no. Allora non ti dispiace più se gli faccio la corte, vero, Ugo? Ma no, anzi, faresti bene a corteggiarla. Secondo me Kiku non aspetta altro. Aiuto! Kiku vuole essere corteggiata da me? Questo è davvero fantastico! Che bello, io muoio! Che bello! Basta! Ti stai rendendo ridicolo, smettila! Tu non morirai. Se vuoi vivere, devi combattere, caro il mio Zippo. Oh, Kiku! Amore mio! Così, secondo te, Zippo è molto malato? Sì, Kiku, non è uno scherzo. Devi assolutamente venire con me a trovarlo. Benissimo, perché non ci andiamo adesso? Sarà felicissimo di vederti, ne sono certo. Aspetta un minuto. Questi sono tutti i miei risparmi di un anno, ma in fondo io non ne ho bisogno. Comprerò qualcosa di speciale per Zippo. Devo fargli vedere che sono un vero amico. Metterà questi fiori vicino al suo letto. Buona idea. I fiori danno sempre allegria. Io devo andare a prendere una cosa. Tu aspettami qui. Buongiorno, signore. Cosa desidera, signorino? Ugo ci sta mettendo troppo tempo. Ugo! Ecco, questo è per Zippo. Gli piacerà, non credi? Questi fiori sono per te. Oh, grazie. Spero grazie, che presto Kiku. Ti sentirai meglio. Io adoro i fiori, Kiku, mi hai fatto proprio un bel regalo. Per me questo non è soltanto un banale augurio di rapida guarigione, sai? No, ma bensì una conferma, sì! Una conferma, esatto, una conferma di un'amicizia molto profonda. Oh, Kiku, stavo pensando che tu potresti essere la... Sì, cioè tu veramente... E allora io... Oh, che tenerezza! Voglio dire, io sono molto timido, ma tu me potresti... Potrei cosa? Beh, è difficile spiegarlo, ma tu potresti venirmi contro, ecco. Io credo di aver capito. Secondo me Zippo sta cercando di scoprire se tu gli vuoi bene. Certo che gli voglio bene! Sì! Sì! Che bello! Ehi, stai bene? Sì, benissimo, è che questa tua conferma di amore mi ha fatto perdere la testa. Pensavi che non ti volessi bene? È andata bene. Guarda, Zippo, ti ho portato delle cose da mangiare. Grazie, se mangio tutte quelle cose diventerò forte come un toro, vai. Non credo ai miei occhi, è riuscito a mangiare tutto. E credo di aver mangiato un po' troppo, ragazzi. Forse non avresti dovuto mangiare così tanto. Io invece penso che mi abbia fatto bene, mi sento già guarito. Meglio così. Dovrei permettergli di fare una passeggiata da solo con Kiku. Voglio che lasci questo mondo con delle belle memorie. Amico mio, perché non vai a fare una passeggiata? Ma non devi strapazzarsi troppo. E non ti preoccupare, andiamo. Così mi piaci, l'aria fresca ti farà bene, dar retta a me. Devi uscire, l'aria è il miglior rimedio. Ha ragione, l'aria fresca ha un profumo ineguagliabile. Mi fa piacere che ti senti meglio. Senti, sei ancora troppo debole per camminare da solo. Kiku ti darà la mano, così potrai appoggiarti a lei. Sei il mio miglior amico, davvero, hai un cuore d'oro. Perché non gliela dai tu la mano? No, non posso, le mani tutte sporche, io guarda qui. Kiku cucchina, Kiku cucchina, Kiku
l'ho mai visto così contento, ma il destino vuole che questi attimi d'amore e di felicità siano per Zippo un addio definitivo alla vita. Zippo, sei troppo giovane per morire. La, 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 la. Oh. Dottore, non c'è proprio niente da fare per salvare Zippo dalla morte. È possibile che non si possa fare niente? Ma Zippo ha solo un po' di influenza e poi mi sembra già guarito. Ha soltanto l'influenza. Ma perché dici che deve morire? È il cane lupo del sarto! Il cane? Sì, il cane lupo del signor Cattani è molto malato, poverino. Ha solo pochi giorni di vita. Non è possibile. Ehi, ma che ti prendi, amico? Se sei impazzito, eh? Oh, silenzio. Non capisco perché mi tratti così male, eh? Sei un bugiardo, sei un traditore, ecco perché! Dammi la mano, Kiku, ti accompagno a casa. Oh, no, no! Ma come? Hai detto che volevi camminare con me? Non ti avvicinare, sai, hai tutte le mani sporche! No, le ho lavate, guarda! Non voglio venire con te! Kiku! Kiku, ecco, vedi, se n'è andata per colpa tua, sei un guastafeste, Ugo. Cosa? Come osi parlarmi così? Sei un pazzo e te la farò pagare. Sei l'antipatico più antipatico che conosca. Come ho fatto a essere così gentile con te? Bruffone! 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 È occupato, aspetti un attimo. Sono tutti così impazienti. Ma voglio fare la pipì in santa pace. Oh no, che vergogna. Si può sapere chi è? Uffa, perché non mi sono svegliato prima? Possibile che sogno sempre di stare al bagno? Sono arrabbiatissimo. Sei tu, Kiku? Perché non me l'hai detto subito? Pensavo che fosse un ladro. Che ti prende? Perché non parli? Capito, oggi sei troppo timida per parlare, quindi cerchi di comunicare a gesti. Non ti preoccupare, io ti capisco anche così. Sei innamorata di me, vero? Non ti vergognare, io ti rispondo a gesti. Sono innamorato di te, sono innamorato di te, sono innamorato di te. Povero me, non riesco a capire perché lo ha fatto. Kiku ha un raffreddore, si è coperta la bocca per non contagiare gli altri. Ma con la bocca coperta non può parlare. Ho l'impressione che Kiku vuole chiederti qualcosa. Che strano, io ho avuto la stessa identica impressione. Uffa, qui non dicono come si fa a curare il mal di gola. Non so proprio come fare, è un problema. Vorrei essere più colto. Ehi, non preoccuparti, sai io come fare. Non dire, hai trovato una soluzione, davvero sei un genio. Mi sono fatto appena consigliare da un vecchio cane che abita giù, in fondo alla strada. La buona medicina potrebbe essere acqua zuccherata con salsa di soia, anche se il rimedio più efficace è senz'altro sangue di carpa appena pescata. Questo è ciò che mi ha detto il cane. E forse il vecchio cane ha ragione, ma dove andiamo a trovarla una carpa appena pescata? Beh, ci ho pensato anch'io a questo, caro. Ma non ti preoccupare, la carpa fresca la andremo a pescare noi nel laghetto. Ehi, è vero, non ci avevo pensato che potevamo pescarla noi. E se non dovessimo riuscirci, possiamo sempre comprarla da un pescatore. Vedrai che non sarà necessario. Io sono un pescatore nato, mio nonno lo diceva sempre. Spero che tuo nonno non lo diceva soltanto per farci felice. Ehi, guarda, miau miau.
Lì c'è scritto che possiamo pescare tutte le carpe che vogliamo. Mi scusi, noi vorremmo fare un po' di pesca. Come no, basta pagare. Ecco, accomodati, il laghetto è da quella parte. Grazie mille, signore. Ah, ti devo avvisare che se spezzi la lenza o perdi l'amo, non posso dartene un'altra, chiaro? Certo, va bene. Accidenti, quel ragazzo si è portato dietro un gatto. I miei pesci mangiano parecchio piombo. Questo lo faccio apposta, così sono talmente pesanti quando un pescatore tenta di tirarli su e la lenza si spezza. Questo trucco mi ha fatto guadagnare una fortuna. Chiaramente se la gente lo scoprisse sarebbe la fine per me, ma fortunatamente i pesci non parlano. Quando il galleggiante va su e giù vuol dire che ha abboccato. E quando il pesce abbocca devi cominciare a tirarlo su. Sta zitto. Ma se il pesce ha abboccato devi tirarlo su. Ti ho detto di fare silenzio. Se lo lasci fare si mangerà tutta l'esca. Dare a me, devi tirarlo su. E lasciami in pace, sono io il pescatore. Basta, sono stufo di essere trattato in questo modo. Non posso permettere che la mia dignità venga calpestata. Ha boccato un'altra volta. Lo vuoi capire che devi stare zitto? Sto cominciando a perdere la pazienza, lo sento. E Ugo questa volta ha boccato sul serio, devi tirarlo su. Ti pare questo il momento di sbadigliare? Ecco, c'è un pesce. Coraggio, Ugo, non fai tanto lo scattare. Se la tiro su troppo in fretta la lenza si spezzerà. Devo prima assicurarmi che l'amo sia agganciato bene. Ecco, ora bisogna stare attenti a non perderlo. Guarda, è grossissimo. È strano, non capisco. La lenza si è spezzata. Io lo so, si è spezzata perché la tua tecnica non vale niente. Ma che, il pesce era troppo pesante. Ma come facciamo? Abbiamo finito i soldi. Non lo so, fino adesso non mi hai ascoltato, quindi sbrigatela da solo. E secondo me faresti meglio di andartene a casa, la pesca non è il tuo forte, questo è evidente, eh? La tua opinione non mi interessa, voglio solo sapere cosa ci fai qui. Beh, Kiku ha urgente bisogno di una carpa e quindi ho pensato di procurargliela io. Tu devi smetterla di intrometterti nei miei rapporti d'amore. Ma io voglio solo pescare una carpa, Ugo, cosa che tu non sei stato capace di fare, Io non ci penso proprio a intromettermi nei tuoi rapporti d'amore, amico. Quando parli della mia Kiku non ti sopporto. Ascoltami, non ti arrabbiare, lascia pure che parli. L'importante è che a Kiku gli passi il raffreddore. Sì, forse hai ragione. E poi non è detto che Zippo ci riesca. Già, si spezzerà la lenza anche a lui. Questo lo pensi tu, Ugo. Il proprietario di questo posto mette il piombo nel mangime dei suoi pesci. Quindi io mi sono portato una lenza d'acciaio, così potrò pescare tutte le carpe che voglio. Scommetto che tu non ci avevi pensato a questo, vero, Ugo? Bisogna saper utilizzare la testa per ottenere qualcosa dalla vita, amico mio. Non ci credo a questa storia del piombo nel mangime. I pesci morirebbero tutti se fossero alimentati a base di piombo, non ti pare? E allora perché Zippo ci ha raccontato una frottola del genere? Beh, veramente non ne ho idea, ma non pensiamoci più. Dobbiamo riuscire a prendere una carpa per Kiku. Mi vuoi spiegare esattamente che cosa dovrei fare, Ugo? Non avere paura, miau miau, devi fare la pesca subacquea. Lo sai benissimo che io odio fare il bagno. Non farlo, stupido, per il bene di Kiku, ricordati. Vieni qui. Aiuto, non so nuotare, sto affogando, tirami fuori. Su con la vita, miau miau, se riesci a pescare qualcosa ti lascerò mangiare una carpa intera. Hai detto una carpa intera? Allora le cose cambiano, forse nuotare non è poi tanto difficile. Coraggio, vecchio mio, sei il sommozzatore più bravo del mondo. Smettila di fare tanto baccano, mi disturbi i pesci. Mangia bel pesciolino. Finalmente l'ho preso, guarda com'è grosso. Ehi, ma che cosa vai dicendo? Quella carpa è mia, l'ho pescata io, lasciala, lascia! Io non lascio proprio niente, questa carpa l'ho presa io con le mie unghie. Non la mollare, miau miau, è nostra, resisti, ti prego! Non siate ridicoli, quella carpa è agganciata sul mio! Già, ma si è agganciata dopo che l'ho presa io! Sei stato in gamba, miau miau, fortuna che hai delle unghie così dure. Già. E
E siete due delinquenti e ve la farò pagare molto, cara. E mi scusi, signore, c'è un giovanotto che mi sta dando fastidio, guardi. Che ti prende? Perché stai urlando, zio? Lasciami stare, non io faccio quello che mi pare, capito? Aiutami, Ugo, sto affogando. Non ti preoccupare, qui si tocca. Che diavolo sta succedendo? Ehi! Ehi, esci subito! È proibito farsi il bagno nella ghetto! Io sono innocente! Ehi, Ugo, smettila! Stai facendo crollare tutto! Smettila, vuoi farci annegare tutti? No! Ehi, tu chiama subito i pompieri e la polizia, presto! Accidenti! Guardate cosa avete combinato! Mi avete rovinato tutto! La mia casa, i miei pesci, sono rovinato! Mi dispiace, ma la colpa è del suo pesce, è stato lui a farmi il solletico! Anche questa volta sono riuscita a combinare un sacco di guai. Tutte le carpe sono morte e la casa è stata distrutta. E tutto questo è successo per colpa di una dannata carpa che mi ha fatto il solletico, ma... Oh, che succede? Ancora solletico? Guardate cosa ho trovato nella mia manica. Incredibile, ancora viva! Ce l'abbiamo fatta a recuperare una carpa ancora viva per superare il nostro tempo! Evviva! E già, non gli interessa perché non l'ha pescata lui. Oh, ascolta, Ugo, non resisto più sapendo che appena avrò tolto il sangue la carpa sarà mia. Non ti preoccupare, basta un colpo secco e il lavoro sarà fatto. Ugo! Ci è mancato poco che colpissi me! Scusa, ma mi è sembrato di sentire la voce di Kiku. Sì, è lei. Ehi, Ugo, perché fai quella faccia? Che cosa stai combinando? Avevo ragione, era proprio lei. Sì, Ugo, proprio lei. Ma come? Kiku, pensavo che tu non potessi parlare. Ma ora sono guarita, il dottore mi ha dato le medicine. Come ti ha dato le medicine? Mi ha dato le medicine per il mal di gola. La 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 la, visto? La mia voce è perfetta. Ma allora il sangue caldo di questa carpa non serve più. Sangue caldo di carpa? Ma che dici? Oh, dopo tutta questa fatica. Smettila, non mi piacciono i tuoi scherzi, sono proprio offesa. Ehi, Ugo, dal momento che la carpa non ti serve più potresti anche darmela, vero? Non ti darò un bel niente. Sei stato tu a consigliarmi di procurare il sangue di carpa per Kiku. È colpa tua se non mi vuole più. Lasciami, non credevo che Kiku si sarebbe arrabbiata. No, ti prego, non farmi del male. Questa volta l'hai combinata troppo grossa. Te la farò pagare. Non ci fa coltello. Viva Ugo, il più simpatico ed allegro re del giugno! Hey! Questa è la storia del piccolo giovane Ugo, che ha lasciato il paese ancora in tenera età per diventare un grande campione del judo e riportare giustizia in Tokyo città. Un bravo maestro segue l'allenamento nella palestra, che non temono già, sembra beffardo ogni combattimento, ma mette a tappeto poi tutti con abilità. Forza, forza, Ugo, re del judo diventerai, se tu combatterai senza paura. Forza, forza, Ugo, se con coraggio tu lotterai, il titolo vincerai ad ogni gara.